o Rocky, ma nessuno toccherebbe Rocky, o qualcuno può permettersi di toccare i Goonies, ma Ma guai, guai. Questo film parla di ladri, di rapine ed è scandito dalle partite della Juve. Adoro. Chi è più ladro della Juve in Italia? È stata una scelta precisa. E con questo salutiamo gli 8 milioni di sposi che non andranno al cinema dopo questa affermazione. Beh, è un'unica partita. Beh, sì, è una partita che all'epoca insomma fece storia proprio perché questo 5-0 e il Torino continuava nonostante tutto, che è un po' il tema del film, no? Cioè, quella partita cosa rappresentava per me gli sceneggiatori quando scrivevamo? Che il crimine non è per tutti, ma tutti possono essere criminali. E in quella partita c'è un po' il concetto di testardaggine, no? Che poi si ripercuote sulla scena del film in cui loro due, Fabio Luigi e Giuseppe Ragone, ovvero Bodini e Zago, litigano. In un Dire che la momento. Juve è ladra, non lo so, cioè non mi spingo così tanto, però sicuramente in quegli anni era un grande motivo di lite Io lo e l'abbiamo dico, ma è il usato. personaggio che parla per me nel film, quindi non sono io, è farina del loro sacco. Ok, invece poi nel film si parla continuamente di calcio, no? L'avete detto voi adesso, è sempre argomento di conversazione. Però ci sono nascosti dei riferimenti molto cinefili, c'è il locale Balla coi lupi, c'è il poster del film di Bruce Lee, quindi diciamo il cinema è sempre stata una cosa un po' più di nicchia, un po' più ricercata, no? Rispetto al calcio. Quindi voglio sapere qual è quel film che se qualcuno ve ne parla male vi infervorate come se vi stesse trattando male la squadra di calcio. Amarcord. Ma io vado molto più sul pop, o Rocky, ma nessuno toccherebbe Rocky, o qualcuno può permettersi di toccare i Goonies, ma guai, guai. Io a Nuovo Cinema Paradiso. Questa è una bella domanda perché ce ne sono tanti in realtà. Io faccio questo mestiere perché a 5 anni mio papà mi ha portato al cinema a vedere Batman di Tim Burton, che sembrerà un esempio banale, in realtà secondo me quel film è scritto con una genialità rara. E quando sento parlare in modo improprio di quei tipi di cinecomic divento pazzo. Di quei tipi. Non di tutti, prima c'è una polemica. Ma parliamo di Joker, un attimo, mettiamo un attimo un tavolo in Invece, in questo film, una cosa che contraddistingue ogni personaggio è il ballo. Ognuno balla in un modo diverso, in uno stile diverso. Il primo è Morelli, che vediamo sullo schermo, e ognuno rivela la sua vera natura quando balla. Voglio sapere, sul set avete scoperto qualcosa del vostro personaggio, ma magari anche di voi stessi quando avete ballato o no? Ma tu balli? Io non ballavo, quindi non ho scoperto nulla, Degli altri, tranne sotto la doccia, ma ballo in una forma, diciamo, un po' più grave, no? No, quindi non posso risponderti perché non ballo, infine. Tu hai scoperto qualcosa? di me stesso no, non ho scoperto, ringraziando Dio, ancora nulla. E voglio dire, posso continuare tranquillamente così. Sì, No, però tu sei un grande nella scena discoteca perché quando parlavamo del personaggio ci parlavamo di Ray Liotta in Quei bravi ragazzi e lui quando balla esprime quel, non posso, come posso dire, quell'essere, c'è cioè la famosa scena del piano sequenza, no? Di lui che entra al bar, con i Rolling Stones, sì. esatto, e lui ha quella cosa da personaggio scorsesiano di quegli anni, quindi in un certo senso secondo me quando balli sei molto affascinante. Grazie, ci andiamo a ballare qualche Lasciamo volta. soli. Tu sei ridicolo quando balli, grazie. Te si può Ma anche guardare. nella vita, non è che l'ho fatto apposta essere ridicolo, cioè mi viene così, insomma. Io non ballavo proprio, perché al massimo provavo a girare. Invece c'è una scena tra Morelli e De Luigi in cui Morelli si lamenta, il personaggio, cioè questa vita fa schifo, non cambia mai niente. A un certo punto il personaggio di De Luigi sbrocca e fa: e allora fai qualcosa. Sono 20 anni che siamo così, che non facciamo niente, ci preoccupiamo, insomma, che il futuro non arriva. Come mai? Beh, questo dobbiamo chiedere a un sociologo bravo, perché io non me la sento di buttarmi così avanti. È vero che siamo un po' quelli, sì, spesso e volentieri, che se qualcosa va storto
è sempre un po' colpa degli altri, c'è sempre qualcuno da incolpare anche dei nostri insuccessi, delle nostre insoddisfazioni. Questo si è anche, ahimè, abbastanza aggravato, mi viene da dire, oggi. È diventata ancora più forte questa tendenza. Invece ogni tanto bisogna anche chiedersi cosa sto facendo io per ottenere quello che voglio e se me lo merito anche, perché non è che chiunque, bisogna guadagnarsi le cose. Molto più facile, tra Eh l'altro. sì. No, tra l'altro, quando noi scrivevamo, cioè in una seconda o terza lettura del film, si può notare che tutte le volte che qualcuno decide qualcosa non è per merito suo, ma è indotta. Ovvero, il Fabio dice a Giampaolo: fai la rapina, facci vedere, e allora lui gli viene un'idea. Il lupo dice a lui: sai cosa penso? Che questi qua ci spottano la polizia, ma in realtà poi si scopre che gliel'ha detto la ragazza. E Bodini lavora di riflesso a Giampaolo, perché anche lì c'è una critica, nel senso che noi nella vita reale spesso, no, uno parla, ma poi abbiamo altre persone che innescano qualcosa dentro di E in noi. questo le figure femminili sono molto Molto importanti. importante. E Morelli Palla Nella invece. vita, ma anche in questo film, tu Morelli Io scopro cose che non voglio scoprire, però, poi ti si palesano davanti e tu fai finta di In niente. realtà la visione della rapina ce l'ha avuta mentre ballava lui, Esatto. non lo rivela a nessuno.